RTG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti, buon inizio di settimana e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione con Teleregione Live qui al canale 88 della Digitale Terrestre. Come avete sentito anche nella nostra anteprima, in primo piano c'è la sanità, perché nonostante l'estate negli ambienti ospedalieri c'è il rischio che si intensifichino i casi di contagio da Covid. È la causa per il NURSIND, ovvero il sindacato delle professioni infermieristiche, sarebbe legata al sovraffollamento in pronto soccorso e anche al numero non adeguato di personale dedicato ai pazienti che sono risultati positivi al virus. Ma sentiamo tutti i dettagli da Eleonora Bullegas. Anche se in modo più limitato e con un impatto inferiore rispetto al periodo critico della pandemia, il virus del Covid continua a essere presente e a diffondersi soprattutto negli ambienti ospedalieri. Medici, personale infermieristico e operatori sociosanitari, per tutelare i pazienti e loro stessi, continuano a utilizzare mascherine e tutti gli altri dispositivi di protezione individuale. Secondo il NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche, la situazione sta diventando sempre più critica al pronto soccorso del presidio ospedaliero Duilio Casula di Monserrato, a causa dei pazienti, una ventina al giorno, che attendono per giorni, in alcuni casi addirittura per settimane, per avere un posto letto nei reparti di destinazione. La problematica principale che affligge il pronto soccorso è il boarding, ovvero lo stazionamento di numerosi pazienti in barella, in pronto soccorso, in attesa di un posto letto nei reparti di ricovero. Tra questi pazienti possono esserci anche pazienti Covid positivi, che non sono correttamente isolati e che quindi aumentano il rischio di trasmissione delle infezioni nonostante l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, che ci tengo a precisare, da parte degli operatori del pronto soccorso è avvenuta in maniera continuativa dal 2020 fino ad oggi. I pazienti, secondo quanto riferisce la sindacalista del NURSIND, sostano in locali non idonei all'isolamento come i corridoi e sono assistiti da personale non dedicato, perché lo stesso personale medico, infermieristico e OS si deve occupare di tutti gli altri pazienti presenti in pronto soccorso, compresi i nuovi accessi. Per il NURSIND, nel migliore dei casi, si rileva un rapporto operatore-paziente di 1 a 16. Non siamo in grado, in queste condizioni, visti i numeri, il rapporto operatore-paziente elevato, di garantire livelli minimi di assistenza. E a proposito di sanità, l'emergenza sanità nell'isola sarà al centro di un vertice tra regioni e sindacati confederali. Si terrà mercoledì prossimo alle 17. La presidente della regione Alessandra Todde e l'assessore della sanità Armando Bartolazzi incontreranno i segretari di CGIL e CISL e UIL nella sede di Viale Trento a Cagliari, e sarà l'occasione per fare il punto sulle principali emergenze e anche le politiche socioassistenziali. Intanto i sindacati territoriali di Sassari hanno sottoscritto un nuovo documento nel quale sollecitano interventi urgenti a favore del personale precario. Sentiamo. La presidente Alessandra Todde e l'assessore regionale della sanità Armando Bartolazzi incontreranno i segretari regionali di CGIL e CISL e UIL nella sede di Viale Trento a Cagliari mercoledì prossimo alle 17. L'incontro sarà cruciale per discutere delle principali emergenze sanitarie e delle politiche socioassistenziali nell'isola. Intanto i sindacati territoriali di Sassari hanno redatto un nuovo documento che sollecita interventi urgenti a sostegno del personale precario. Abbiamo voluto rivolgere l'ennesimo appello nei confronti della politica regionale, ma soprattutto nei confronti dell'assessore regionale sanità Bartolazzi, affinché si intervenga immediatamente sulle dotazioni organiche. Un provvedimento questo ormai risalente al 2010 e pertanto non più compatibile con i reali bisogni di assistenza. Occorre pertanto un finanziamento ad hoc e un piano straordinario di reclutamento del personale, tra cui gli OS, infermieri, ma anche tecnici di radiologia, in modo tale poter garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie e contestualmente lavorare per abbattere le liste d'attesa. Il documento critica alcune ASL, in particolare quelle di Sassari e Olbia, per non aver ancora adeguatamente integrato il personale. Si evidenzia anche la necessità di aumentare i fondi contrattuali per prevenire la fuga di personale all'estero. Si sottolinea poi i problemi con le graduatorie, specialmente per gli OS e le ostetriche. Spesso, invece di attingere dalle graduatorie esistenti, le sostituzioni vengono affidate ad agenzie interinali, una pratica che i sindacati ritengono debba essere rivista. Si continua a assumere dalle agenzie interinali sia per sostituzione maternità sia per carenza in organico,
si rinnovano i contratti delle agenzie interinali mentre non si scorre la graduatoria. Fra qualche mese questa graduatoria scadrà e pertanto tutti si trovano senza lavoro. I sindacati ritengono urgente infine riaprire le strutture sanitarie chiuse e potenziare le nuove unità operative, puntando ad una maggiore decentralizzazione dell'assistenza. Bisogna agire con determinazione affinché si realizzi lo scopo del DM77, cioè portare l'assistenza sanitaria vicino ai cittadini, rispondendo in modo tempestivo ed efficace ai loro bisogni direttamente nel territorio. E ora parliamo di siccità. Non sono stati sufficienti pochi giorni di pioggia, seppur intensa, per superare l'emergenza idrica in Alta Baronia e in Bassa Gallura. Sull'argomento Giorgio Freso ha intervistato Mario Serpillo, presidente nazionale dell'Unione Coltivatori Italiana. Lo sentiamo. La svolta delle condizioni meteorologiche della Sardegna degli ultimi giorni e le conseguenti piogge non hanno risolto il problema della siccità e delle restrizioni idriche per l'agricoltura nell'Alta Baronia e Bassa Gallura. Le recenti precipitazioni, in qualche caso anche intense, non hanno apportato significative modifiche all'attuale invasamento della diga di Maccheronis sul rio Posada in agro di Torpè, che rappresenta il territorio fra i più colpiti nell'isola da una calamità che non registrava precedenti da almeno 100 anni. I dati registrati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale certificano un volume d'acqua utilizzabile pari a poco più di 3 milioni di metri cubi, i quali potrebbero reggere le esigenze dei comuni di Posada, Siniscola, Torpè, Budoni e Sant'Adoro almeno sino ai primi giorni di settembre, grazie anche agli accorgimenti apportati dagli interventi della Regione Sardegna. Tuttavia rimane ancora molto elevata la crisi nelle aziende agricole, che vengono parzialmente ristorate con l'intervento di autobotti messi a disposizione dall'Agenzia Regionale Forestas. La realtà sarda, in particolare accanto a quella siciliana, sono fatalmente le più colpite e quelle più a rischio, nel senso che ormai non abbiamo più la garanzia di invasare acque, perché ormai le strutture sono completamente obsolete e riescono a trattenere a malapena un terzo della loro capacità di invaso. Intendiamo sollecitare le istituzioni perché guardino con visione lungimirante al futuro e comincino a occuparsi finalmente delle infrastrutture, degli invasi. Basta il costo di un pilone dello stretto di Messina per realizzare decine e decine di invasi a supporto dell'agricoltura e della garanzia di sovranità alimentare del nostro paese.